Nel 2011, nelle dichiarazioni programmatiche del sindaco Zedda, la Film Commission assumeva un ruolo importante, tanto che è stata inserita più volte in tutte le progettualità, in tutte le programmazioni di questa amministrazione comunale, arrivando nel 2013, 2014 e nel 2015 ad avere anche degli stanziamenti. Per cui per noi è importante oggi raccontare un anno, o meglio il 2015 di Film Commission Cagliari, che non vuole essere un duplicato della Fondazione Film Commission, non ne ha né l'ambizione né la forza, ma è un territorio, il Comune di Cagliari, che come capoluogo di regione si mette a disposizione della Film Commission regionale, non soltanto contribuendo in termini finanziari e creando un bando ad hoc di cui oggi presenteremo i risultati, che è Filming Cagliari, ma mettendo a disposizione una struttura, che è quello che insiste nel mio assessorato alle attività produttive, di supporto a tutto ciò che viene girato all'interno del territorio comunale, siano essi spot pubblicitari, film, insomma tutto il supporto logistico che occorre, in stretta connessione e collaborazione con la Film Commission regionale. Questo perché? Perché noi riteniamo che la Film Commission oggi può essere un motore di sviluppo sia per quanto riguarda non soltanto Cagliari ma per tutta la Sardegna. Relativamente a Cagliari abbiamo maestranza, competenza, conoscenza, abbiamo piattaforme logistiche in grado di poter ospitare produzioni anche importanti, per cui era fondamentale dare un segnale che si concretizzasse non soltanto in un supporto, come dire, tecnico, firmando un protocollo d'intesa, ma che è uno dei primi atti che il presidente Grimaldi ha firmato nel 2014 con il sindaco Zedda, ma anche di essere conseguenti tecnicamente, per cui dare un segnale vero di voler attrarre a Cagliari delle produzioni fossero cinematografiche piuttosto che televisive. Il primo anno, nel 2013, è giusto fare un po' di cronostoria, avevamo messo a budget una cifra importante che non eravamo riusciti a bandire, perché all'epoca, insomma, le istituzioni faticavano un po' a dialogare. Viceversa, nel 2014 siamo riusciti a fare un primo esperimento mettendo a budget 128.000 euro, che mi sembra una cifra di questi tempi importante, e visto il risultato quest'anno abbiamo replicato con 150.000 euro. Qual è il modello? Proprio perché noi non siamo Film Commission regionale, ma abbiamo forse la sensibilità di capire qual è il valore, l'accordo con la Fondazione Film Commission Regione Sardegna è che siano loro a gestire in qualche misura il bando della Filming Cagliari. Ovviamente nella commissione di gara ci sono i nostri dipendenti pubblici, i nostri funzionari, i nostri dirigenti, per cui insomma diciamo che la Fondazione Film Commission si sostituisce in termini di competenza e di conoscenza in tutto e per tutto all'amministrazione per quanto attiene al governo di questo bando. Ovviamente con una stretta connessione poi di rendicontazioni e tutto ciò che ovviamente la norma prevede in questo caso. Però era importante il segnale che forse è l'unica Film Commission cittadina che insiste in Sardegna e di questo insomma ci onoriamo. Noi più volte abbiamo parlato anche con il presidente Grimaldi, con la direttore, insomma con Nevina Assata, dicendo noi siamo disponibili a metterci veramente a servizio di una fondazione Film Commission che cresce e che io non dico che dobbiamo ambire a essere come la Puglia, ma forse sì, anche no, perché no. Dobbiamo ambire, insomma, che sono partiti veramente tanti anni prima di noi e voi oggi sapete che tutto ciò che viene girato non soltanto in Italia, ma insomma tutte anche le produzioni estere prediligono quei territori. Quindi insomma l'ambizione è che anche la Sardegna e Cagliari, per quel contributo che può dare in termini generali con tutto il suo territorio, insomma mette a disposizione della Film Commission regionale. Cagliari ha avuto l'intelligenza, secondo me, di non limitarsi solo alle location, perché per esempio, esatto, ci sono due film qui, tra l'altro uno già fatto, uno ancora da fare, che però si farà sicuramente, che sono Bianco di Babbodoglio e La battaglia di Cortene, che sono girati da altre parti, che però usano maestranze cagliaritane, prendono i servizi da società cagliaritane
e quindi per questo rientrano nel film in Cagliari. Però questa è una cosa moderna che fa onore, proprio perché normalmente, no, dice però devi venire a girare qua. Invece no, invece anche se giri in altre parti della Sardegna, naturalmente facendo riferimento alle maestranze e alle società che hanno sede a Cagliari e che operano a Cagliari, questo bando vale lo stesso. E questa è una cosa che volevo sottolineare. L'altra cosa, ed è l'ultima, che i film, come vedete, sono molto vari, perché ci sono commedie, ci sono film d'autore, ci sono cartoni animati. Questo è lo stato delle anime di Peter Marcias, io non vedo nulla, per quello che faccio fatica. No, insomma, ci sono documentari, c'è veramente un po' di tutto. Questo sorbide è quello di Colombo, giusto? Per cui, insomma, un altro motivo d'orgoglio deve essere questo, che questo bando non premia né solo i film d'autore, né solo i film commerciali, né insomma, è aperto veramente a tutti. E anche questa è una cosa da sottolineare, da essere, e di cui essere orgogliosi. La caratteristica del bando prevede la possibilità, per esempio, di coinvolgere le maestranze e i diversi livelli di professionisti che partecipano al progetto in tutte le fasi, dall'ideazione alla post-produzione. Questo è un elemento importante perché conferma la possibilità che alcuni settori produttivi, penso per esempio al filone del film d'animazione con il grande bacino di illustratori che la città di Cagliari ha generato e gestito in tanti anni, può adesso trovare nell'industria audiovisiva uno sbocco occupazionale concreto, e si sta vedendo con questo progetto prodotto da Cape Town, Lo Stato delle Anime, che sapete è un adattamento cinematografico in animazione di un importante romanzo isolano. Ma abbiamo anche avuto, come nel caso di Tempesta, una coproduzione internazionale che ha per esempio dimostrato che l'intervento di un fondo come Film in Cagliari è veramente un incentivo alle imprese cinematografiche, perché in questo caso abbiamo avuto la presenza nel territorio cagliaritano per poco più di una settimana di oltre 120 bambini, 80 bambini e 120 complessivamente membri della troupe, insieme ai talents, per le riprese nel territorio isolano di un film che sarà un film epico e che ha però avuto ovviamente bisogno del supporto dei professionisti locali. Quello che chiamavate prima, richiamava l'effetto Puglia, si sta in realtà cominciando a testare anche nella nostra regione, ed è un elemento importante perché occorre che la percezione di grande qualità delle nostre maestranze venga anche come dire, supportata da un impegno di incentivo, di investimento ai produttori che hanno ancora subiscono il luogo comune della percezione che girare in Sardegna costi di più che girare a Roma. Stiamo abbattendo questo luogo comune e stiamo al contrario dimostrando che il valore aggiunto del venire in Sardegna è garantito dall'alta qualità non solo delle maestranze ma anche delle strutture ricettive, dall'altissima professionalità degli operatori del settore turistico alberghiero, come è stato dimostrato dalla grandissima anche certificata capacità di creare industria sostenibile e trasversale. L'assessore Argiolas qualche giorno fa ricordava che il Sud Sardegna ha ottenuto un'importante certificazione di Ecolabel per la qualità dell'ambientale e delle strutture ricettive sostenibili. Appunto, questo tipo di etichetta diventa non solo un'opportunità di marketing per tutta la regione, ma diventa soprattutto la garanzia che la qualità abbia anche una sua forte capacità di impatto nel mercato. E sapete che la Film Commission è da ormai quasi un anno e mezzo, quasi due anni, che lavora su una forte spinta verso le politiche sostenibili dentro l'industria audiovisiva. Quindi il confluire di investimenti, di desiderio di scoperta della nostra regione, di grandi capacità
competitive delle maestranze si sposa con le finalità istituzionali che sono state prima richiamate. Dal punto di vista operativo dobbiamo, non è presente per impegni istituzionali, ma ricordare che appunto la direttrice della Film Commission Cagliari, Antonella Delle Donne, ha col suo staff supportato per tutto l'anno le attività più eterogenee. Per esempio, nello sposare la strategia dei protocolli green, il Comune di Cagliari ha attivato, primo in Italia, una partnership che ci consente per esempio di far beneficiare alle produzioni che girano in città dell'allaccio alla rete elettrica pubblica. Abbiamo avviato varie forme di sperimentazione che andranno a regime, crediamo, al più presto, proprio perché abbiamo coinvolto per esempio le diverse, i diversi uffici del Comune che lavorano a tutela del bene ambientale, dei giardini, eccetera, creando già con l'esperienza di Accabbadora l'anno scorso forme sperimentali che stanno adesso diventando delle best practice comunicate e celebrate in tutta Italia ed in Europa. Questi sono...